Quante volte hai ripetuto no, non ce la faccio, no, non ce la posso fare? È un tormentone dell'ultimo periodo, anche riguardando cose abbastanza comiche, cose abbastanza allegre, no? Il non ce la posso fare è un modo di dire che ormai purtroppo sta entrando nel gergo comune. Ma no, non ce la faccio è un atteggiamento mentale nei confronti di qualcosa che pensiamo non sia adatto a noi, ma non abbiamo mai provato a farla. Digiuno intermittente, no, non ce la faccio, io se non faccio colazione al mattino sto male. L'allenamento con i pesi, no, io no, con i pesi non ce la faccio. La corsa, il ciclismo, qualsiasi cosa nella nostra mente di solito ci pone di fronte a una difficoltà a cui non siamo abituati, scartiamo, diciamo che non ce la facciamo. Prima ancora di aver provato, prima ancora di aver fallito. Allora, non ce la faccio o non ce l'ho fatta rappresenta un abisso, perché non ce la faccio vuol dire che non ci provo nemmeno. Non ce l'ho fatta vuol dire che ho provato, ho fallito e quindi non ce l'ho fatta. Quindi la mia esortazione di oggi è quella di dire: proviamoci sempre, cadiamo, rialziamo, non fermiamoci alla prima volta. Dobbiamo continuare, dobbiamo insistere. Solo quando abbiamo insistito all'infinito ci rendiamo conto che veramente è una cosa più grande di noi, è una cosa più forte di noi. Possiamo provare a diminuirla un attimo e magari prendere una sorta di rincorsa per riprovarci, ma non ci abbattiamo subito e soprattutto non diciamo non ce la faccio prima ancora di aver provato, perché ci perdiamo un sacco di opportunità meravigliose se soltanto ci spingiamo oltre, se soltanto facciamo quel passettino in più che pensiamo di non fare. Forza.